Bene, proseguiamo con tre poeti che non amano il gioco linguistico, che non amano lavorare, combinare concetti, non trattano le parole come se fossero pezzi di Lego, ma amano aprire degli spazi. Un elemento che li unisce tutti e tre è quello dei luoghi. Aprire uno spazio per i lettori, a partire da luoghi molto precisi della loro vita. Io vorrei invitare Anna Maria Carpi. Benvenuta. Grazie. Allora, io leggo dal mio ultimo e quarto libro, L'asso della neve, poesie dal 90 al 2010, uscito da Transeuropa. Qui sul mio tavolo ho la luce accesa. Una tazza tedesca di Bayreuth, le biro e nella scatola che ho foderato io di carta a fiori, la gomma, il temperino, il rotolo di scotch, la cucitrice, Rapid One, è svedese. Guardali, ad uno, non pensare, non muoverti, solo un metro più sotto c'è la disperazione. Ancora un'ora, poi berrai qualcosa, poi guarderai le mail, il telegiornale, poi qualcuno telefona. Scusatemi perché è così rilegato stretto. Una mano al bicchiere, la posata nell'altra. Arcinotto il passato e l'avvenire, fino a quando? Chi lo sa? Tace il romanzo delle nostre esistenze qui sedute. Ci scambiamo opinioni, ma a me di dir la mia non interessa. Sono come Chopin. Le opinioni non erano il suo forte. Se ciò che siamo lo sapessi suonare. Mattine disastrate, sola in casa, avanti e indietro scalza, dal computer al frigo, per trovare una frase. Nel rum, nel whisky, e non so mai quanto. Scrivo anche mail, confondo i destinatari e dico ciò che non dovrei mai dire, perché il mondo ha i suoi usi e una decenza. Io non l'ho appresa. Non mi contengo come fanno gli altri. Io cerco di spiegargli la mia rovina e so che non si spiega. E quando è mezzogiorno trasalisco, devo tornare all'ordine, vestirmi, mascherare il caos in cui mi è parso di danzare, ma sei l'unica felicità che ormai conosco. Sei in te, osserva gentilmente il mio compagno a tavola. Non è severo, solo non capisce. Lui non si chiede che senso abbiano i giorni. Ovvero sì, nessuno, ma io non posso crederci. Devo promettere qui forse una piccola spiegazione, è una fantasia su me stessa che sono morta, cosa dicono gli altri, no? Parlano. Pensa, è soltanto un mese. È stato il 29 di gennaio, non il 28. Credo di ricordare, mi hanno telefonato verso sera, pioveva, era già buio.
Io non c'ero, ero all'estero. Per me è una grave perdita. Anche per me. Credeva in Dio? Penso di no, e anche poco negli altri. Era un po' disumana. Credeva, era. Ero io. Hanno ragione. Nulla da ultimo mi ha più tormentato dei ghiacci che si sciolgono nell'Artide, dell'orso bianco che non ha dove andare, nuota allo stremo e annega. Non ci posso pensare. O mio empio amore per il bello, amore disumano, lo so bene. Orso, fratello, essere insieme a te, creatura, grande, bianca, innocente, che se ne va in bellezza, giù nel gorgo, giù in Dio, giù nel silenzio. Questa poesia dà la spiegazione della mia seconda raccolta che si chiamava del 2004, che si chiamava Compagni Corpi. Compagni Corpi erano gli ignoti nel metrò, agli aeroporti, sui treni della notte, oltre confine. La lingua madre, il sentimento di non essere soli. E se era Siberia? Che altro è il mondo? In fondo alla Siberia c'era Dio. Dio è la parola insieme. E alla parola insieme nevi e ghiacci si fanno tenda, dimora e calda la tormenta. Nel metrò, agli aeroporti, sui treni della notte, oltre confine, ora li vedo. Uno per uno, vedo che stortura è avere un corpo, un volto, quello solo, e che è soltanto carne, la data di scadenza scritta in piccolo, o dentro o sotto, dove nessuno legge. Si aspetta il verde, si traversa la strada, si scende nel metrò, si fa la spesa, si prenotano viaggi, si entra in banca, singoli alieni con tatuaggi e piercing, singoli con i figli da mandare a scuola, singoli come me, soli e scontenti. E dopo, dove guardano tutti questi occhi? Adesso ne leggerò una che è un po' lunga, ma vedo che in genere interessa o colpisce, perché è una poesia, come tante delle mie poesie, così un po' in forma teatrale. Lo scenario è l'ultima cena. Era l'ultima cena, lo sapevo, pallida luce fuori, qualche pioppo, dentro nude pareti di un locale da poveri in provincia. Anche loro, i miei 12, si sono messi a tavola e io fra loro, io uomo dell'occhio, ma la più parte è ignota, brava gente, famiglie, tutti affamati. Io non li ho radunati, è una casuale compagnia di viaggianti. Sorridono le bocche, chi è cattivo? Ma sulle facce hanno un innocente bruto, io sono io, Dio, e non lo sanno. E nemmeno i miei 12 io li ho scelti, strada facendomi si sono accodati. Che avevano da fare? Come tutti gli umani, la fatica del pane quotidiano e niente altro, niente domande di perché o di senso. O forse li ho chiamati per la paura di restare solo,
Se nessuno ti ascolta, non ci sei. Esserci, star con gli altri, far le cose di sempre come loro. Oh cara abitudine alla vita. Fuori i pioppi stormiscono, si sfogano gli uccelli e qui dentro le bocche tutti parlano. Io quel che ho dentro non lo posso dire. Se io a Pietro dicessi cosa penso quando apre bocca dalla sua rozzezza, e a Giovanni quale debolezza è preferirlo agli altri solo perché mi adora, e a Matteo che mi urta quel vacuo volto di ex cambia valuta, e a Tommaso quanto mi delude quel suo toccar con mano altrimenti non crede. Io non li amo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Non ero in me quando l'ho inventato. Forse avevo bevuto, ero esaltato da un bel tramonto, i raggi d'oro, l'ultimo sole che riempiva la stanza. Ma chi ci ha fatto caso? Non riflettono. Era una cosa nuova e l'hanno presa come oro colato. Soltanto Giuda c'è che fa sul serio, laggiù nell'angolo. Ora alza il bicchiere, leva un brindisi. A che? Alla verità, che il prossimo non c'è e nessuno ha nessuno di cui fidarsi. Solo Giuda è vero. Amici, amici quali? Se quel che sento mi varcasse le labbra, ah, sarebbe finita col Dio in terra. Non posso che mentire a questa brava gente che rattrista il mio occhio, il mio crudele amore per la bellezza. Non ho che benedire il pane e il vino e dire: su, mangiate, ecco il mio corpo, il sangue, e fate questo in memoria di me. Lo faranno. Le membra informi, i piedi sgangherati, le calvizie, le pance, brame e ignavia. Non uno che non speri in parole solenni, gesti sacri, di peso vogliono essere salvati senza far nulla. Basta non pensare, vedono solo ciò che hanno nel piatto. Padre, Padre Celeste, mi hai mandato a salvarli e ora mi abbandoni? Ne prendo ancora due più, molto più brevi. Ce la facciamo? Sì. Ecco, quella che è poi nel retro di copertina, che è così, è tutto un altro tenore più riposante. Il mio cuore ha l'accesso stretto, il sangue non ci passa facilmente, o rigurgita o rimane dentro. Così gli altri non sanno che passione ho per loro, che potrei fermare anche gli ignoti per la strada e dirgli tutto quello che ho dentro e non mi passa, e sarebbe la grazia. L'ultima, che si riferisce al poetare o a scrivere romanzi, che mi sembra un problema che hanno tanti. Un romanzo, chi non lo vuole scrivere? È andare con passione nella vita, girare il mondo, tutto il mondo è storia. Anch'io osservo, anch'io guardo, anch'io ci sono e c'ero. Il fatto è che del vero non mi importa. Allora inventa, dice qualcuno, pensa ad una trama. Ma perché io non posso? Ciò che invento fa ridere. Mie care poesie, mie piccole arroganti, come i gechi nella notte estiva, le dita aperte in agguato sui muri, preistoria in attesa di sbadate prede. Posso fermarmi su questi ultimi due versi, che sono per me come una definizione della poesia: preistoria in attesa di sbadate prede, che sono poi le parole.
mi aggancio a questo. Grazie. Anna Maria Carpi, germanista, una poesia piena di luoghi. C'è la Germania, c'è Milano, ci sono le Fiandre, la Russia. C'è la Russia. Il titolo che dà, il titolo di questa raccolta, queste poesie, 20 anni di poesia, dal 90 sì. al 2010, si intitola Lasso nella neve. La scena, immaginate Stalingrado assediata, e tre soldati tedeschi che giocano a carte, che vengono sorpresi mentre giocano a carte, e prima di arrendersi buttano questa carta, questo asso, nella neve. Per non lasciarlo al nemico. Per non lasciarlo al nemico. Allora, questo gesto simbolico così forte, che facilmente possiamo immaginare, mi ha fatto pensare, mi ha fatto chiedere, ma in fondo la poesia è un esercizio spirituale in cui noi coltiviamo il nostro desiderio di libertà? Sì, senza dubbio, senza dubbio. Adesso pensavo che ti riferissi a questa immagine del lasso nella neve, che potrebbe essere anche quella un'immagine della poesia. Cioè questa carta, che è quella vincente, no, nelle regole di gioco, e quella vincente che viene buttata, fatta a pezzi e buttata nella neve. Chi la raccoglierà, chi la rimetterà insieme? Nessuno. Una specie di... è una variante del messaggio nella bottiglia, forse. Qualche cosa che ci supera, sì, e che sì, rimane. Sì, sì. Bene. Grazie Anna Maria.